Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono XStarter e oggi ragazzi sono qui su GT Online a mostrarvi tutti i contenuti di Halloween dopo il DLC di Halloween che hanno appunto aggiunto il 29 ottobre 2015 e che sarà disponibile fino a 16 novembre 2015, quindi avrete un 2-3 settimane di tempo per comprare tutti i contenuti. Esatto, perché dopo il 16 novembre questi contenuti probabilmente non saranno più disponibili, quindi affrettatevi a comprare tutti i contenuti. Bene ragazzi, il video ve l'avrei portato anche ieri sul tardi, non era un problema, però se come no, ogni volta che esce un DLC la mia connessione se ne va a puttane, si prende una bella vacanza di 24 ore e non posso le registrare, quindi non posso fare nulla, non potevo fare nulla. E quindi vi tocca vedere il video oggi e non ieri, cioè madonna mi viene nervoso. Ieri ho fatto scendere tipo una trentina di santi dal paradiso qui in terra perché talmente che l'ho richiamati. Comunque ragazzi, mentre ho fatto il monologo avete appunto visto le maschere che devo dire che costano davvero tanto. Qui invece potete vedere le nuove azioni che hanno implementato dopo il nuovo DLC, ovvero le azioni tipo marameo come questa qui o l'azione isterico, che quella è l'azione che ho fatto io proprio ieri mentre stavo bestemmiando. Guardate appunto, mentre stavo bestemmiando ecco come ho fatto, come ho reagito ieri che non c'era la connessione. E qui potete vedere le nuove auto che hanno aggiunto, sono solamente due. Beh, comunque non è che ci potevamo aspettare più di tanto da un DLC di Halloween. Ci sta comunque, due auto nuove, ci sta davvero tanto. Avete appena visto la Lurcher e qui c'è la Frankenstein, come cavolo si chiama. Che devo dire che queste due auto sono davvero molto belle di estetica, ma peccano nell'utilizzo, ovvero che la Frankenstein, questa qui, quella dove sono salito appunto, pecca nella velocità e nella manovrabilità, nell'aderenza, perché la velocità raggiunge al massimo i 60 miglia orari e proprio tirata al massimo in discesa raggiunge gli 80 miglia orari e non va oltre, mentre la stabilità è davvero pessima, devo dire, in curva quest'auto fa schifo al cazzo come potete vedere, cioè proprio aspettatevi di sgommare, di perdere aderenza ogni volta che tentate di girare il manubrio, il volante. E aspettatevi anche di cappottarvi e andarvene dentro il vignale che avete di fronte dove, quando c'è la curva, insomma, no? Poi c'è la Albany Lurcher, quest'auto qui che è abbastanza figa, è molto più veloce di quell'altra, quasi il doppio, sì, dato che questa raggiunge i 115-120 miglia orarie. Ed è un pelino più manovrabile e dà un'aderenza maggiore rispetto a quella, la Frankenstein, rispetto a quella precedente appunto. Devo dire che comunque non è un'auto soddisfacente, però diciamo dai, si può fare dato che è Halloween, dobbiamo far festa e vaffanculo. Devo dire che i prezzi sono anche abbastanza alti, la Frankenstein costa 550.000 e questa qui, l'Albany Lurcher, 650.000. E qui rega, ad Ammunition possiamo vedere le nuove armi che hanno aggiunto. Non hanno aggiunto principalmente niente, prevalentemente un cazzo, se non una semplice torcia che si può usare nel buio durante la notte. E perché hanno aggiunto una torcia, vi chiederete voi? Cioè c'è dei proiettili, è moddata questa torcia? No, fa solamente la luce, non fa un cazzo. Perché questo, raga? Perché in GT Online hanno aggiunto questa modalità nuova, abbastanza figa, che penso che sarà disponibile solamente fino al 16 novembre appunto, che di notte la città si spegne. Ora io non ho testato questa cosa, non sono riuscito a vederla perché non appena ho finito di registrare dovevo subito editare per portarvelo il prima possibile il video. Però devo dire che comunque come pensata da parte della Rockstar è abbastanza figa, dato che per girare in Los Santos devi avere per forza o un veicolo che ti faccia da luce, insomma ti riesce a vedere con i fari, oppure appunto questa torcia che ti farà, diciamo, cacare sotto dalla paura, dato che GT Online al buio, devo dire che non è brutta la pensata, devo dire che secondo me sarà una cosa figa. Bene ragazzi, il video si conclude qui, io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bellissimo like al video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, iscrivetevi così non perderete i prossimi video e i prossimi contenuti di GT Online. E raga, ho intenzione di portare due video, dove uno dove modifico l'Albany Lurcher e l'altro dove modifico la Frankenstein. Se ci riesco lo porterò tranquillamente. Bene ragazzi, detto questo noi ci vediamo al prossimo video e ciao ciao!